Non c'è pace per l'area di risulta di Pescara. Proprio nel giorno in cui il Consiglio di Stato dà ragione al Comune sulla procedura usata per la gara della riqualificazione della zona, arriva la notizia che il noto imprenditore Carlo Toto sarà sentito dai magistrati nei prossimi giorni. Nella procura pescarese, evidentemente, non sono convinti che tutto sia regolare nel project financing da più di 50 milioni di euro aggiudicato alla Toto S.p.A. Un atto, lo ricordiamo, che è stato poi annullato dal Comune pescarese. L'interrogatorio sarà ovviamente molto importante nell'ambito delle indagini condotte dal PM Gennaro Varone, che subito dopo dovrebbe chiudere ufficialmente l'inchiesta. Secondo gli inquirenti, c'è qualcosa che non quadra sui posti auto da destinare sull'area. Il bando iniziale prevedeva 600 posti auto, la lettera di invito alla gara non portava numeri certi e Toto alla fine fece un'offerta per la gestione in 30 anni di addirittura 4.000 posti. Per l'accusa c'è la possibilità che D'Alfonso abbia aiutato, diciamo così, l'imprenditore in cambio di qualche favore. Dal suo canto, l'ex sindaco di Pescara sta ancora lavorando con il suo legale, Giuliano Milia, sulla memoria difensiva che dovrà chiarire la provenienza di circa 200.000 euro tra il 2004 e il 2006, come contestato dagli inquirenti un paio di settimane fa.